Carissimi, siamo qui sul camper, siamo partiti da Terni dopo la cena, ci dirigiamo a Roma per andare a dormire. Abbiamo fatto una bella faticata, ancora Beppe in piedi, eccolo qui. Siamo freschi come dei pulcini appena nati. Abbiamo fatto una roba che abbiamo girato 5 regioni, ne ho sbagliato 2, uscivo in Puglia, parlavo in calabrese. Insomma, un po' di confusione l'abbiamo fatta, però è stata entusiasmante. So che sarete in 3 o 4 a quest'ora a sentire, la Bellandi ci sarà sicuro, Paolo Cicerone anche, quindi i nomi mitici della rete, io vi abbraccio, buon Natale, fate un felice veramente Natale perché ce lo stiamo meritando, ci stiamo meritando una roba che è straordinaria, l'Umbria che aveva forse più bisogno ha risposto benissimo, sono ragazzi fantastici. Io li ho lasciati, abbiamo fatto una bella cena tutti insieme, un abbraccio a tutti. Ora mi butto giù dal camper, grazie. Comunque non 4-5 ma 200, fra cui Andrea Dal Lago, che abbraccio. Sì, Andrea sì. Dal Lago, lo saluto. 220, minchia, erano 180, 220. Vai a dormire, sennò qua divento 2000. Ciao, grazie. E buonanotte, buon riposo Beppe, grazie mille. Ragazzi, gliel'ho proprio strappata quest'ultima diretta perché veramente è un uomo distrutto, ma felice. Un uomo distrutto, ma felice. Chiudo perché adesso qua ci mettiamo tutti... a prova Walter, vuoi che guido io? Ci volevo essere bello sprezzo. No, ho rovinato tutto. Ma no, ma dai, è un modo di dire. Guidi tu, ce la fai o guido io? Sicuro? Inquadriamo lo stoico Walter mentre guida da qui a Roma, l'ultima ora e mezza. Forza ragazzi. Ecco. Ok ragazzi, vi saluto, buonanotte, ci vediamo domani perché prima di imbarcarmi sull'aereo per Catania ci sarà il Mi Scappa la diretta mattutino. Ok, un abbraccio, ciao a tutti. Andrea, Paolo e Manuela, voi ci siete sicuramente, e gli altri 197. Un bacio a tutti quanti, buonanotte, a domani, ciao ciao ciao.